ragazzi, bentornati e ben trovati sul mio canale, io sono Magnus. Oggi siamo qui con Tide, The Tasmanian Tiger, un gioco uscito tempo fa su PlayStation 2 al quale ho giocato e mi è piaciuto naturalmente tantissimo. Questa naturalmente è una versione rimasterizzata, migliorata, doppiata in italiano in tutto per tutto. Se vi piace questo genere di gioco, sapete benissimo che cosa fare: mettere un bel pollice in su, un bel commento, un bel mi piace, fatemi sapere soprattutto se ci avete giocato. Detto questo, vi racconto un pochettino la storia, anche se naturalmente, se ricordo bene, il gioco dovrebbe un pochettino introdurvi subito nel gioco. In pratica Tiger è una tigre che pensa di essere estinta e pensa naturalmente di aver perso la propria famiglia, ma poi all'improvviso si rende conto che invece la sua famiglia è stata catturata all'interno di un sogno e quindi naturalmente deve cercare di liberare la sua famiglia. Detto questo, non vi svelo più niente, ci andiamo a vedere il gioco e naturalmente la storia. Ci riesci? Amico, non muoverti! Cercherò aiuto! Lo hanno migliorato tantissimo, ragazzi, eh! Porca miseria! Ok, qui dovrebbe spiegare tutto, se non ricordo male. Non aver paura, Tai. Sono Nando Gilly, l'anziano dei Banip. Ciao, amico! È ora che tu sappia la verità. Anni fa si è consumata una battaglia per il possesso di 5 talismani mistici. Antenati dinosauri erano qui prima di voi, puzzolenti e opportunisti mammiferi pelosi. Ricorda la cometa! No! Voi mammiferi non meritate di essere il primo anello della catena alimentare! Ora! Riportare l'ordine una volta per tutte. Ah! Arrenditi, Boss Cass. Mai, mai, mai! I pochi coraggiosi che hanno sfidato Boss Cass sono stati intrappolati nei sogni. Mamma! Papà! Si dice che Boss Cass stia di nuovo cercando i talismani. Deve essere fermato a tutti i costi. Tocca a te trovare i talismani prima di lui. Tocca a me salvare la mia famiglia. Oi, Tai! Stai bene? Mori! Sono felice di vederti. Non crederai mai a quello che è appena successo.
Stavo giocando nella foresta quando improvvisamente è qui che sei apparso tu. Caspita, sembra che ti aspetti una grande avventura, amico. Non che io sia interessato a queste cose. Preferirei stare a casa a vedere le partite. Ti dico una cosa, tu ti occupi della parte avventurosa e io ti aiuterò come posso. Benvenuto alle scogliere arcobaleno, Otai. Ho sentito dire che premendo il tasto azione puoi parlare con me qualunque cosa voglia dire. Okay. Torna al lavoro. Se vuoi andare all'avventura, avrai bisogno di un altro boomerang. Vai alla stazione Blibli. Ci vediamo là. Ok, bene così. Vediamo un po' come ci troviamo con i tasti. Vabbè, dai. Dovremmo andare abbastanza bene. Quindi, vabbè, ci ha raccontato come avevo già preannunciato. Quindi, in pratica, non abbiamo avuto nessun tipo di problemi. Per cui, vediamo un pochettino con i tasti. Ok, il salto è questo. Con questo lanciamo... Scusate. Questo dà il morso, ok. Questo non fa niente. Scogliere arcobaleno, fantastico. Vediamo un po' se possiamo scorrere così. Ok, vabbè, qua ci dà tutti i dati del gioco. Fantastico, vabbè, dovrebbero essere pochi. Continua. Questa è la mappa. Perfetto. Andiamo avanti, quindi seguiamo questa direction qua e vediamo. Ok, ragazzi, vi assicuro che è stato veramente tanto migliorato, eh. Ok. La storia è intrigante. Non so se ci avete già giocato, ve l'ho già detto, ma i canguri non penso che lo stavo colpire. A volte ho dei flash e non mi ricordo un tubo, Ciao, Julius. Se ridirigessi questi cavi per... Ho detto ciao, amico, sei sordo? Mi sa. Santo cielo! Non ti avevo proprio visto. Ammazza. Ero occupato con le modifiche dell'ultimo minuto. Bene, bene, bene. Tu devi essere Tai. Giorno. Allora, vecchio mio, a che serve questo aggeggio? Sapessi, questa macchina è la chiave per trovare i talismani. E questo perché? È abbastanza semplice. Utilizza un micromeccanismo oscillatorio che ricerca i segnali energetici corrispondenti alla matrice potenziale dei talismani. Mazza, sarà difficile? È come un grosso naso che ne sente l'odore. Ok. Oh. Ah. E le uova di tuono servono per dare energia alla macchina. Uova di tuono? Ma sono rare come i denti di gallina. Non potevi usare delle normali pile? Già, come se fosse facile. Vedete, la macchina non solo individua la posizione dei talismani, ma li teletrasporta qui. E quindi questa è una cosa buona. E questo, amici, richiede una grande quantità di energia. E come farà Tai a trovare tutte quelle uova di tuono? Sì, me lo stavo chiedendo anch'io. Domanda ragionevole. Ho creato questi portali per guidare Tai nelle zone ricche di uova. Ah, ovviamente non saranno per terra ad aspettarti. Ah, ecco. La solita iella. Molte di loro sono già state recuperate. Il problema sarà convincere gli indigeni a cederti i loro preziosi beni. Purtroppo non potrò aiutarti in questo compito. Se sei pieno di risorse come dici, sono sicuro che riuscirai a escogitare qualcosa. Bene, Tai, è inutile perdersi in ciance. Devi trovarti un secondo boomerang. Va bene, ho capito. Ci vediamo a Two Up. Ok, andiamo a Two Up. Ok, quindi a questo punto dobbiamo trovare questo secondo boomerang, almeno quello che ci dice. Quindi ci buttiamo in questo portale. Ok, premi per entrare, vai. Questa sorgente ha tutto. Alberi della gomma, canguri e anche un koala. C'è un sacco da fare qui, quindi diamoci una mossa. Ok, ammazza. Atterraggio delicato. Sei vivo? Ce la fai, Tai? Ok, l'hai presa, vai. Ehi, amico, ho risolto il tuo problema. Ti ho trovato un secondo boomerang. Ah, grazie. Splendido. Dov'è? Vedi quell'albero laggiù? Sì. Sì? Beh, non è lì. Vaffa. Ok, e allora dov'è? È in cima al picco dell'iguana.
Ah, splendido. Non preoccuparti. Dovrai solo saltare, correre e arrivare lì evitando nel frattempo gli scagnozzi di Boskas. Amico, nessuno ha detto che la vita è facile. Vabbè, dai, sei simpatico. Vabbè, però le uova le abbiamo già beccate, quindi già siamo a 2, 3, guarda, qua ce ne sono anche parecchie. Diciamo che per adesso sembra tutto abbastanza facile. Poi vediamo magari se più là sicuramente sarà più complicato. Vediamo un po' di beccare questo. Ammazza. Cerchiamo di saltare per bene. Vai, lo facciamo così. Ok, ce l'ho fatta. Wow, straganzissimo, ne ho presa una. Sì, 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 una presa, 71 da prendere. Forza, diamoci una mossa. Oh, avete intuito che è simpatico, il signore. Vabbè, le musiche sono fantastiche, però vabbè, la lasciamo perdere. Allora, secondo che stiamo? Me queste latrine sono un totale spreco di spazio. Sì. Ne ho usata una la scorsa settimana. Ho dovuto fare due isolati a piedi. Un'iguana mi ha colpito e mi sono risvegliato lì dentro. Fantastico. Ed era il posto migliore per ricevere quella sorpresa. Julius sostiene che tutto ciò sia dovuto a una questione spazio-temporale. Ma se vuoi sapere la mia, per me sono soltanto balle spaziali. Quindi mi stai dicendo che se avessi un incidente mi risveglierei in una di queste? Qualcosa del genere. Che meraviglia. Ah, speriamo che non ci hanno fatto niente dentro. Allora, vediamo se ne possiamo colpire. Come vi ho già detto, non è che mi ricordo bene alcune cose, però vabbè, la storia me la ricordavo più o meno vagamente, però poi alcune cose poi me le dimentico. Allora, avanziamo da quest'altra parte e vediamo un pochettino qua che cosa c'è. Allora, qua non ci dovrebbe essere... Caspita, Tai, notevoli le tue zanne. Prova con quelle casse. Ok, fantastico. Ok, così le rompiamo. Oh, guarda quante uova. Quindi possiamo anche rompere. Sì, questa me la ricordavo, sta cosa. Infatti, perciò siamo andati un pochettino avanti. Vabbè, questo è un semplice tutorial che ci spiega in pratica come funziona il nostro personaggio Tai. Insomma, parlavo con un tizio giù al bar e secondo lui puoi usare i boomerang per eliminare i nemici e distruggere gli oggetti. Oh, ma va? A parte! Parlava di un certo tasto. Ecco, ora ricordo, per usarli devi premere il tasto lancia. Ok. Ah, quindi possiamo anche... Vabbè, questo lo possiamo colpire, vabbè, fantastico. Ma noi becchiamo anche... attenzione! Attenzione, attenzione, attenzione. Che c'è, che c'è, che c'è? Aspetta che qua non ci ho capito una mazza, eh. Vai. Vediamo se riusciamo a beccarlo. Ok, l'ho beccato, fantastico. Possiamo rompere anche quale cosa, perché in pratica... non so quante ne dobbiamo beccare. Ha detto 71, se non sbaglio, eh. Non mi ricordo. Allora, qua c'è dell'acqua. Aspetta che qua ci sono altre uova. Ciao ragazzi, ci buttiamo nell'acqua tranquillamente, fantastico. Dobbiamo andare a destra, lo dice anche la freccia, quindi siamo abbastanza tranquilli. Scendiamo di qua, vai. Forse c'è un pochettino troppo movimento, spero che non vi dia fastidio naturalmente. Oh no, altre gabbie. Accidenti, che è successo qui? Che è successo? È stato Boskas. Ha messo in gabbia tutti i tuoi amici, Bilby, e li ha nascosti ovunque. Ah, sì? Grande errore. Nessuno deve toccare i miei amici. Bravo. Se li liberi, trovi un uovo di tuono in ogni area. Ma dai? Nessun problema. A meno che tu non sia Boskas. No, 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 no. Non è lui, sta tranquillo. Ok, però questa è la gabbia, l'ho beccata, ma... Ah, ok, fantastico. La devo mordere. Ok, ragazzo, sei libero? Aspetta, aspetta, becchiamo questo, vai. Ciao ragazzo. Qua ce ne sta un altro, eh. Aspetta, questo la rompo e ce la mangiamo. Fantastico. Ammazza, quanto abbiamo beccato. A che serve? Voi giovani avete tutto troppo facilmente. Se vuoi avere una visuale migliore di ciò che ti circonda, muovi l'inquadratura. Puoi regolare la distanza dell'inquadratura premendo il tasto distanza inquadratura. Ai miei tempi dovevamo alzare le chiappe se volevamo vedere il mondo. Vabbè, ma stai calmo però. Allora, vediamo un po' come... Ok. Ah, ok. Quindi ci possiamo anche allontanare. Secondo me allontanandoci non è niente male. Forse è meglio, eh. Dovete forse dirmelo più voi, perché in pratica forse più da vicino si muove troppo velocemente ed è tipo da mal di stomaco. E invece così più lontano dovrebbe essere meglio. Vabbè.
Non so se è vero, ma ho sentito che un tizio ha trovato 300 opali e li ha portati alla macchina delle opali di Julius. Comunque è successo qualcosa di strano e si è ritrovato con un uovo del tuono. Va bene. Ma che ti ridi? Avanziamo da quest'altra parte, vediamo un po' se abbiamo difficoltà. Intanto me le sto prendendo tutti quanti, queste uova. Queste non le rompo, fantastico. Vai di qua. Credo che si muova meno e dia meno fastidio così. Attenzione, eh. Ah, dormono però. Quindi stiamo tranquilli. Attacco di sorpresa. No, si sono svegliati, vabbè. C'è qualcuno che ha fatto rumore, eh. Allora, dove state, ragazzi? Niente qua. Ok. Ok, uno l'ho beccato. L'ho ribeccato. Ma ne erano tre. Aspetta, questi sono amici, eh. Ok, gli altri sono di qua. Ma li possiamo anche mordere, scusate. Vai. Ecco, infatti così l'ho morso, vai. Ok, morso anche te. Fantastico, allora, forse è meglio fare il morso, anche se forse quando siamo troppo vicini poi abbiamo un po' di difficoltà nel movimento. Vai, ok, becchiamoci anche questi di qua, vai, ok, di qua. Allora, non ho capito che sono questi. Vabbè, ah, telecamere, vabbè, facciamo questo salto di qua, vai, ok. Ok, salto. Stavo in super velocità. Oh, attenzione. Oh, l'ho fregato così all'istante. Allora, qua ce ne stanno gli altri. Ok. Vabbè, io penso che ne abbiamo beccati veramente tantissimi. Che qua ci diceva addirittura di beccarne 71, se non sbaglio. Ma volta ne abbiamo beccati più di 100, figuriamoci. Allora, che c'è qua? Altra latrina. Scusate, non volevo dire cose brutte. Vai. Ci sono, eh. Arriviamo. Oh, c'è un'altra gabbia. Aspetta. Ok, sei libero, ragazzi, sei libero. Ciao. Ok. Perfetto. Andiamo anche da quest'altra parte. Beh, di qua non dovremmo avere. Ci sta un po' di gente che ci aspetta laggiù, eh. Quindi attenzione. Cerchiamo di non farci fregare. Ok. Oh, attenzione. Beccato. Che è quella fiamma là sopra? Attenzione. Attenzione. Oh, attenzione. Cavolo, che fai? Mi allontano. Ok. Ah, vi siete evacuati, vai. Ah, aspetta, questo fa anche il salto con la picchiata. Ok, penso di aver trovato qualcosa. Vai. Avanziamo e usciamo da questa situation. Sì, sì. Potrebbe andar bene. Ciao, Julius. Oh, ciao Tai. Sai, questo ingranaggio d'oro sarebbe perfetto per la mia ultima invenzione. L'estrapolatore ingranaggificato Boomerangerus. Ah, giusto. Che roba è? È una macchina che crea tecno boomerang sperimentali. Servono degli ingranaggi d'oro per costruirla, 15 per la precisione. Ammazza. Se ne trovi abbastanza, vieni nel mio laboratorio alle scogliere arcobaleno e ti costruirò un nuovo boomerang. Sei un va amico. Bene. Mica tanto, ci dà da lavorare anche in continuazione. Andiamo avanti. Queste cavolo di uova sono veramente una protusione esagerata. Aspetta. Ok, bravo. Rompiamo anche questo qua. Vabbè, stiamo prendendo una marea. Dovresti, penso, già essere arrivato, penso, no? Attenzione. Ok. Pensavo fosse morto, invece no, eh. Ma non penso che sia... Oh, ok. Pensavo che si fosse avvicinato. Oh, là ce ne sono degli altri, eh. Sto beccando un po' tutte, però... Cioè, non vorrei che magari ce ne servano tipo molto di meno. Ok. Avanziamo da quest'altra parte. Allora, qua dice di andare qua dietro. Per poi arrivare là sopra. Ok. Avanziamo anche da quest'altra parte. Anche se qua sembra... attenzione, attenzione. Il ponte lo stiamo facendo alla grande, vai. Che c'è? Julius mi ha detto di dirti una cosa, ma non ho idea di cosa significhi. Sembra che Julius dice che puoi fissare l'inquadratura sui nemici in qualunque momento tenendo premuto il tasto blocca. Ah, ok. Perfetto. No, di qua dobbiamo andare. Ok.
Attenzione. Oh, attenzione. Aspetta. Ok, morso. Perfetto, ragazzi. Porca miseria. Mi hanno assalito all'improvviso. Mi sono trovato leggerissimamente in difficoltà. Allora, di qua non c'è... Oh, ecco, infatti. Aspetta. Grande. Non mi ricordo neanche quante ne aveva detto di beccarne. Vabbè, non fa niente. Avanziamo da quest'altra parte e vediamo se riusciamo a salvarci almeno. Vai. Oh, aspetta, ne ho persa uno. Tanto capirai, non penso che sia un numero. Che già, questo me l'ero dimenticato con questa cosa. Te l'ho detto, a volte ho dei flash, a volte mi dimentico tutto. Aspetta, vai di qua. Ok, questo l'abbiamo beccato. Questo dell'aggancio, se non sbaglio, non c'era questa parte dell'aggancio. Guarda qua, ma ce ne stava un altro, ce lo becchiamo. Vai. Mazza, che effetto, che stai annegando. Aspetta che stiamo annegando. Per poco ci siamo salvati. Vai, come c'hai il costumetto qui del ballet del surfista e poi mi anneghi. Che delusion. Vabbè, avanza da quest'altra parte, vai. Ok, morto. Perfetto. Altra. Vai. Ok, beccato anche di qua. Quante cavole dobbiamo becchiare? Aspetta. Ok, perfetto. E avanziamo da quest'altra parte. Aspetta, le uova le abbiamo prese quasi tutte. Là ce ne sta un'altra, aspetta. Adesso riusciamo. Qua non ce la fai. Attenzione, c'è un coccodrillo. Attenzione c'è un coccodrillo. Non lo dico più. Oh, il boomerang. Non ci avrei mai creduto se non l'avessi visto con i miei occhi. Sei riuscito a trovare il secondo boomerang? Hai visto? Beh, non stare lì imbambolato a gongolare per i tuoi successi. Devi iniziare a usare il nuovo boomerang. Sai, avevo un uovo di tuono tutto per te. Ma un gruppo di iguana l'ha rubato? Devi catturarle tutte per recuperarlo. Che culo. Naturalmente, ragazzi, abbiamo già recuperato quindi il secondo boomerang e penso che poi più in là ci dedicheremo alla lotta e soprattutto all'utilizzo del secondo boomerang, perché lì ci sono dei bei mostrucciattoli che ci aspettano. Naturalmente, come al solito, vi invito come sempre a mettere un bel pollice su, un bel commento, un bel mi piace. Fatemi sapere la vostra. Detto questo, spero come sempre questo video di social. Mi piace sempre commentare, sempre di social. Ci vediamo sul prossimo video e bye bye.